avuto i primi sintomi nell'estate del 2012, cominciando, non riusciva più a parlare in maniera corretta. Non c'è un diagnosi di sua. Da allora diciamo che la vita ti cambia completamente. Ognuno viene colpito in modo diverso. L'unica cosa che mi consola è che non l'ho lasciata sola. Mia moglie deve assistermi in tutto e per tutto. Si deve essere più forti di questa maledetta malattia. Il sistema sanitario non ti aiuta fino a che non sei proprio agli estremi. Si deve vincere noi e non la malattia. Io ho avuto modo innanzitutto di conoscere Aisla attraverso il gruppo AMA. Che fanno degli incontri mensili a Firenze con lo psicologo. A Firenze l'Aisla è nata più di recente e da sempre abbiamo puntato sulla necessità di offrire un servizio di assistenza psicologica che contemplasse il servizio in ospedale, il servizio a domicilio e il servizio nei gruppi di aiuto. Quello che realmente mi succede, sicuramente un elemento di terapeuticità, senza che questo siano gruppi di terapia, perché non sono gruppi terapeutici, sono gruppi di aiuto, nel senso che le persone trovano informazioni e trovano anche uno spazio per poter esprimere i propri sentimenti e i propri stati emotivi nel momento in cui sono qui presenti nelle riunioni. L'assistenza psicologica e soprattutto il lavoro in gruppo parte da questa idea che la sofferenza per l'essere umano si trova in differenti circostanze. La prima è quando uno si sente solo. La fisioterapia, che se ne dica, è molto importante perché innanzitutto a livello psicologico li fa sentire vivi, comunque sono, non potendosi muovere loro vengano mossi, stimolati, fa passare il dolore, preserva quelle poche funzioni che sono rimaste. Mi sto dedicando il più possibile al gruppo AMA e all'Aisla Firenze per cercare di aiutare i malati. Caro amore, te l'ho detto, anzi, confessato tante volte, piangendo, con le parole che uscivano a fatica e a fatica trovavano voce. Posso essere, riesco ad essere me stessa solo con te. Anche adesso che tu hai la SLA e io sono la moglie di un malato di SLA. La nostra è stata una storia singolare. Ma forse sono singolari le storie di ogni persona. Singolare la nostra avventura insieme. Per te la nostra unione ci fa invincibili, capaci di affrontare ogni situazione. Per me la nostra unione è l'ambito di espressione più profonda, senza veli e senza alibi. Anche ora che condividiamo le giornate in compagnia della SLA, anche ora e soprattutto ora, sei il mio confidente e a te posso affidare il mio dolore, il mio sgomento e lo sconforto, i sogni perduti e le speranze che non ho perso. Solo a te sento di poter affidare fino in fondo la mia faccia oscurata dalla sofferenza e dalla fatica quotidiana. Così facendo, sono sicura di appartenerti nella mia freschezza di ragazza, qual ero allora quando ci siamo incontrati. Così facendo, sento di non tradire i nostri ideali e quei valori che hanno guidato il nostro percorso di vita. Così facendo, aggiusto il mio passo e ascolto me stessa per non perdermi. Così facendo, con autenticità e sincerità, riesco a dare anche a te la forza per continuare ad andare avanti. A
a 64 anni sono stato coinvolto, mio malgrado, in una grande avventura che, come il timoniere di una nave, devo navigare senza affondare. Ho incontrato tempeste, fulmine e onde che mi volevano sommergere e inabissare, ma ho resistito che ho trovato un equilibrio tra la paura dell'ignoto e le conoscenze che mi accompagnano. Lotterò con tutte le mie forze, insieme al mio equipaggio, composto dalla mia famiglia e dai miei amici, affinché questa avventura sia un'esperienza che vale la pena di vivere. Sono consapevole che troverò come Ulisse delle sirene che cercheranno di farmi abbandonare questo cammino, ma mi tapperò le orecchie per non ascoltare e procederò fino alla fine del viaggio. Ogni tanto mi viene in mente il libro di Dino Buzzati, perché, come succede al giovane tenente Drago che giunge alla fortezza Bastiani, il nemico non arriva mai e tanti anni passano in attesa di questo evento. Ormai malato e morente, ecco che sopraggiunge il nemico, ma lui non può più combattere. Anch'io mi sento come lui, giorno dopo giorno mi sto organizzando per combattere il mio nemico, Lasla, ma a differenza di lui lo sento arrivare piano piano verso la mia fortezza. Ho capito che imparare a vivere con questa malattia, sebbene doloroso e lacerante, rimane un'importante opportunità. Di sicuro non era nelle tue intenzioni, cara signora Sla, ma ci hai fatto un grande dono. Ci siamo riappropriati del gusto della vita momento per momento, di quel carpe diem dei saggi antichi, dell'attimo fuggente che altrimenti andrebbe perso. E ci siamo anche resi conto di avere intorno tanti amici che hanno saputo accoglierci e dimostrarci il loro calore e la loro vicinanza. E la loro amicizia è fondamentale per affrontare questo nostro viaggio con la Sla. E come in ogni viaggio, l'importante è il percorso e non la meta. Tomorrow's rain.
was born beneath an angry sun.